Il porto di Valencia è pronto a ricevere l'Aquarius, le due navi militari italiane con 630 migranti a bordo che erano stati soccorsi una settimana fa davanti alle coste della Libia. Previsto un arrivo scaglionato delle navi che si sono divise i passeggeri. Dalla vice premier spagnola, intanto, Carmen Calvo, arriva la conferma che un gruppo imprecisato di migranti verrà accolto dalla Francia. Le persone a bordo dell'Aquarius sono diventate ostaggio delle politiche contraddittorie dei diversi stati europei, non conformi al diritto alla vita. Ciò non è accettabile, i diritti umani fondamentali delle persone devono essere in cima alla lista. Alicia e Javier saranno al porto per dare il benvenuto ai rifugiati. Siamo venuti a vedere come si stanno organizzando, dice lei. Per me questa è una decisione giusta, sono totalmente d'accordo, è il minimo che possiamo fare per l'umanità. Non siamo informati di quando arriveranno con precisione e se rimarranno, dice invece quest'uomo, contrario allo sbarco, quali saranno le spese per Valencia e se ci sarà una spesa extra per i cittadini. Forse sono brave persone, ma le differenze sociali ci sono. Buona gente, suppongo che sarà buona gente, però claro, la differenza sociale sta lì. Circa 2.300 le persone che prenderanno parte alle operazioni di accoglienza tra i soccorritori locali, nazionali e organizzazioni non governative. Nel muelle 1 di questo porto al volo 1 di questo porto arriverà l'Aquarius con 100 bambini, 80 donne e 450 uomini. Le autorità hanno spiegato di aver fatto alcune simulazioni di sbarco per assicurarsi che tutto fili liscio. La priorità sarà di controllare lo stato di salute delle persone a bordo. Cristina Giner, Euronews, Valencia.